Salve a tutti, sono Tartavini Nicola, sono un tecnico della rivendita Moscatelli Maria e mi trovo nell'azienda agricola La Sorbona, sita in Montecassiano, provincia di Macerata. Alle mie spalle, come potete vedere, c'è un campo di frumento duro seminato il 13 novembre e che si trova nello stadio fenologico di 2-3 foglie vere. Oggi parliamo di diserbo, in quanto il diserbo è una pratica fondamentale per quanto riguarda il frumento. Qui nella nostra zona il diserbo solitamente viene fatto nel periodo di fine cestimento, inizio levata ed è quindi il classico diserbo di post emergenza. In realtà, anticipando l'intervento più precocemente, possiamo avere alcuni dei vantaggi. Uno, a riuscire a controllare meglio le infestanti in quanto troviamo delle erbe con dimensioni ridotte. Due, ridurre il rischio di fenomeni di resistenza o tolleranza delle erbe infestanti. Tre, ridurre fin da subito la competizione da parte delle erbe infestanti. In questo contesto si inserisce Atlantis Active, che è una soluzione che può e deve essere fatta precocemente, a partire dalle tre foglie vere del grano. I motivi sono principalmente due. Il primo è che l'Atlantis Active è un diserbo che risente poco delle basse temperature che si possono verificare nel periodo invernale. Il secondo è che, essendo un prodotto costituito da tre principi attivi, mesosulfuron e iodosulfuron, che agiscono prevalentemente per via fogliare, e tiencarbazone, che invece ha sia un'azione fogliare che radicale, offre un controllo ottimale delle erbe infestanti già emerse e ha un'azione duratura e persistente sulle erbe infestanti che stanno emergendo. Per la tipologia di infestanti qui presenti in zona, Atlantis Active fatto precocemente può rappresentare una delle migliori soluzioni presenti nel mercato.